Questo video, ragazzoni, è sponsorizzato da BlueStacks. Che cos'è BlueStacks, ragazzoli miei? È un emulatore di Android. E voi giustamente mi direte, che cos'è un emulatore Android? Un emulatore Android semplicemente permette di trasmettere tutto ciò che passa direttamente dal tuo smartphone all'interno del vostro computer in modo facile, comodo. BlueStacks è la piattaforma più grande al mondo per quanto riguarda l'emulazione di Android, perché conta oltre 2 milioni di giochi disponibili all'interno della libreria. Fenomenale! Io utilizzo la versione 5 di BlueStacks. Questa versione utilizza il 40% in meno di RAM rispetto alla versione precedente, quindi a livello di requisiti di sistema, il vostro PC può essere un qualsiasi computer nella media, senza così aver bisogno di computer super potenti. Perché il requisito minimo per utilizzare questa versione di BlueStacks è 2 GB di RAM e chiaramente avere una versione base di Windows e un processore o Intel o AMD. E come potete vedere, un'interfaccia pulitissima, comoda e intuitiva. Potete giocare ai vostri giochi preferiti come Angry Birds. Chi è che non ha mai giocato ad Angry Birds e ha lanciato gli uccellini contro i porcellini? Madonna, raga, potrei stare benissimo qua ore e ore a giocare questo gioco senza mai fermarmi. E chiaramente potete giocare a qualsiasi gioco. Potete chiaramente giocare a giochi come Call of Duty Mobile per restare in tema con mouse e tastiera, quindi sfruttare tutte le potenzialità del vostro PC collegando semplicemente il vostro account Google direttamente sul Play Store. Tutto questo, raga, a costo zero. Ovviamente tutto questo in aggiunta alle nuove funzioni della versione 5, come il ritaglia la memoria, ovvero sfrutterete ulteriormente meno memoria in modo tale da non affaticare il vostro PC e nel momento in cui magari vedete problemi di lag, l'applicazione entra, rende fluido tutto ciò che state compiendo all'interno dell'applicazione. Oppure il gestore multistanza, che vi permette ulteriormente di gestire l'applicazione con più stanze in modo tale da usare BlueStacks anche con diversi account. Fenomenale. E se questo non vi basta, è stata introdotta anche la modalità eco, in modo da sfruttare più applicazioni utilizzando e sfruttando il meno possibile tutto quello che va a influire direttamente il processore e la memoria RAM. Ovviamente attivabile con un solo click. Tornando al discorso giochi, con il keymapping potrete utilizzare i vostri giochi preferiti come appunto Call of Duty Mobile o il PUBG, giochi comunque FPS, utilizzando mouse e tastiera, rimappando qualsiasi tasto e applicare le vostre preferenze all'interno della tastiera in modo tale da rendere il gioco più fluido, più preciso e più divertente. Avete praticamente le prestazioni di un gioco da PC con una facilità veramente assurda, estrema e, vi ripeto, raga, sempre a costo zero. Quindi, ragazzoni, cosa state aspettando? Il futuro del gaming a portata di mano è qui che vi aspetta. Ovviamente, ragazzoli miei, link sotto in descrizione, non potete sbagliare. What's up guys, quel vostro Naked che vi parla, ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Signori miei, vorrei andare con ordine adesso in questi giorni perché mi hanno bannato per la seconda volta l'account. Però voglio andare passo per passo. Nel video che vedrete poi domani spiegherò tutto e farò vedere anche qualcosa di interessante a livello negativo, perché mi sono successe veramente delle cose assurde che nel video di domani spiegherò nel dettaglio e vi darò tanto di prove. Questa che andrete a vedere, raga, è l'ultima partita che ho fatto dopo il ban dell'account. Vi dico già totalmente a caso, nessuno mi ha spiegato niente. Una partita fatta con due armi che ovviamente ci sto trovando da Dio, ovvero il CR e il Bullfrog. Sempre i soliti settaggi, non sto neanche qua a raccontarveli. Era una partita che ho ripreso alla fine. Credo di aver fatto uno degli endgame più belli che io personalmente abbia mai fatto. Ovviamente per qualità e anche a livello di brain, di movement, giocata veramente al massimo senza sbagliare una mossa. Quindi, ragazzoli miei, io vi lascio il video. Vi ripeto, domani faccio un video dedicato con delle prove di cose che
sono veramente al limite dell'assurdo, qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ragazzoli miei, godetevi il video, noi come al solito ci vediamo al prossimo video, bella. Lo rifacciamo una partita per favore? Fra, sono due giorni che non riesco a giocare, fra, ti dico solo questo, due giorni che non vinco. C'è un team, team alle spalle. Due giorni che non riesco a vincere, sono demoralizzato. Ma fra, porco zio, ma me l'hai inculato davanti a sotto gli occhi questo? Ma 60 in mano mi scioglie! A terra uno. Anch'io a terra uno. Ci lo giuro, raga. Per tornare in azione. È qua sul camion, raga. Uno è qua sul camion, sul cassone qua. Quello non è one di più. Certo, pezzo di merda, dammi la piastra, coglione. C'è un altro team comunque, bro, Qua dentro, dentro la casa di fronte a noi. Uno accoppato. Attenzione, il vostro compagno è stato sconfitto. E l'Amax, bro. No, no, Jerry. Ti lascio che da arma Max. C'ho? Kilo MP5. Colpito dato questo. Sei da Yangar comunque, eh? Manco l'ho visto. La pistola, raga. A terra uno. Va. Ok, non temere. Va a restarlo, va a restarlo. Grazie. Perché? Dov'è che l'hai fatto, Ste? Qua da me c'è uno. C'è uno che mi sta aspettando. Qua sopra. Terra. Bravo. Ma se stava in culo, non capito vero. Coglioni! L'ho visto. Arrivo, arrivo. Se non mi fanno prima. Ah, l'ho fatto, quello arrivava. Bravo. Mi sa che c'è un altro, loro erano in due lì che correvano, Sì, c'è un altro. L'ha cecchinato. Gli è arrivata una cecchinata dall'altra parte, raga. Bravo, sono dall'altra parte della sponda. Ok, sono safe. Sì, è sopra. A terra uno. E l'altra qua nell'angolo. Ho sfondato. Bravi, raga. Ehi, t'ho ucciso il culo tutta un faro. Voglio ti ha piaciuto. L'ho visto scendere. Eccoli, ci sono. Oh! One, uno, A terra. Bravi. Fatto. Bravi. Lasciati qua. Dove è il carrello? Dov'è il carrello? Fatto. Qua. Arrivo. Lì davanti a me dove c'è la roccetta. Dritto verso... Lo vedo, non li vedo. Sta bruciando, raga. Sono indemoniati, No, mi è rimesso giù, raga. Sì, ho visto. Ne ho fatti due giù? No, c'è gente anche fuori, niente, ho fatto il giro. Guarda sul tetto là. Stressando, sti pezzi di merda. Occhio al tetto di fronte. Fatto. Pezzi di merda. Uno no shield dietro che andare. Sì, sta nella merda, ufficiale. Devo affrincare, c'è uno qua dentro, va a affrincare da qua, raga. Dove fra? Qua io. Ah, lì dentro. Stai andando? Sì. Arrivo anch'io. Attaccami il Kaiser. Che drago questo. Occhio, state dentro, raga, state dentro. Qua c'era un botto di gente, Oh, è dietro un muretto.
Giuro che ho sparato a sentimento, non vedo un cazzo. Raga, c'è uno qua davanti. Sì. Dov'è? Ma come cazzo fa? Dov'è? Ha sciolto, nella casa quella grossa. Vieni, Lori, Lori, Lori. Sì, sì. Audio, audio. Una silenzio di Dio cazzo. Porno. No, sinistra, raga, sinistra. Quello che avevo messo uno shield, mi sa. Si è messo lì, spina? Sono safe. Non so se mi vede. Vengo io a restarti. Evo. Che cazzo è questa sinistra? Non so. Da tre nel culo, kill sick of di merda. 3v4, no. Raga. Sì. Sì, sono tutti a destra, l'ho visti un po' iettati. Uno dentro il camion, uno dentro il camion, raga, uno dentro il camion. Uno è dietro alla cassa, Due a terra, raga. Vado a pushare. Occhio, Lori. Vai, spara ste. Occhio, ho preso il camion, Sì, perché sta pushando, sta cercando il rest, eh. Una terra. Ha messo il trophy. Sono shield. Craccato uno. Sono tutti lì dietro, eh. Altro shield, un'altra terra. Flanco da sinistra. Quello che sale è morto. Sulla terra. Oh. Mi dovete succhiare il cazzo. Oh. Dovete succhiarci il cazzo. Tutti ce lo dovete succhiare, bastardi. Tutti ce lo dovete succhiare il cazzo. Ecco, va bene.